Allora ragazzi, avevo cominciato a accennare qualche lezione fa su un ulteriore utilizzo dei puntatori. In realtà noi ne vedremo sostanzialmente ancora due. Abbiamo detto i puntatori a funzioni che servono per rimandare a tempo di esecuzione la scelta di quale funzione vogliamo effettivamente utilizzare. E poi il concetto di puntatore a file che è legato in maniera più ampia al concetto di stream. Puntatore a file era un concetto più legato al modo di gestire i file nel linguaggio C standard. Nel linguaggio C++ è stato introdotto il concetto di stream e quindi vedremo come si sposano questi due concetti per la gestione dei file. Ragazzi, i file sono una cosa importantissima perché, come vedremo poi negli esercizi, quando io devo manipolare grosse mole di dati, non posso mettermi a inserire io a mano, se devo inserire una matrice di 100x100 numeri, non posso mettere io, essere io a mettere 1000 numeri, 10.000 numeri a mano. Li leggo da file, li carico nel programma, li elaboro e stampo i risultati ancora una volta su file. Uno, perché la mole di dati renderebbe impossibile inserire a mano ogni volta queste informazioni. Due, perché molto spesso l'output di un programma, quindi per esempio un file dove salvo i miei risultati, può essere l'input per il programma che viene dopo. Quindi sarebbe impensabile che un programma stampa a video i risultati, uno se li copia a video e poi li rimette a mano per darli al programma successivo. Oltretutto spesso si lanciano i programmi in batch, cioè mi creo un piccolo, si chiama uno script fatto nel linguaggio del sistema operativo, dove si lancia un programma, questo genera risultati, e si lancia un altro programma che legge questi risultati, li elabora e produce ancora qualche altra cosa. Se c'è tempo vi farò vedere come si lanciano questi script e come io posso accorpare più operazioni parlando direttamente al sistema operativo. Cioè dico a Windows, guarda, lanciami questo programma, poi cancellami questo file, copia i risultati da un file all'altro, lancia questo programma che elabora questi risultati e produce ancora qualche altra cosa. Quindi posso interagire direttamente con il sistema operativo con un linguaggio che, come vedrete, è molto simile al linguaggio vero e proprio di programmazione. Cioè anche i linguaggi, se io devo dare delle istruzioni al sistema operativo, devo parlare un linguaggio che è vicino al, che può essere interpretato dal sistema operativo. Vi faccio un esempio banale. Io lancio una finestra riusciti a leggere tutti? Allora, se io vedete, in questo momento io sto interagendo con il sistema operativo in questa shell di sistema. Cioè questa è una finestra interattiva nella quale io posso dare direttamente dei comandi al sistema operativo. Se io scrivo dir, questo comando mi produce la stampa a video di tutte le cartelle che si trovano all'interno della cartella principale c://users/claudio. Quindi vedrete che quando faremo i file vi mostrerò una parte del sistema operativo che si chiama file system. Il file system mi permette di organizzare i miei documenti in una struttura ad albero e io posso dire al sistema una serie di cose. Posso dire di cancellare un file, di rinominarlo, e ci sono anche altri comandi che mi dicono, per esempio, concatena il contenuto di due file e metti in un nuovo file, oppure estraimi tutte le righe di un file che corrispondono a certe proprietà. I linguaggi di script sono molto semplici, ma come vedrete c'è un formalismo che ricorda molto quello dei linguaggi di programmazione che stiamo studiando nell'ambito di questo corso. È chiaro che qualcosa di questi vi serve, perché altrimenti
sapete parlare il linguaggio C++, ma non siete in grado di interagire con il sistema di calcolo che userete per le vostre applicazioni. Quindi un minimo di questi concetti li vedremo nelle prossime lezioni. Allora, avevamo detto che i puntatori a funzione sono un concetto importante perché ci permettono di rimandare a tempo di esecuzione la scelta della funzione che voglio effettivamente richiamare. Abbiamo visto che questa cosa ci può essere utile, vi ho fatto l'esempio dell'integrale. Questo è un esercizio che poi mi piacerebbe che faceste voi in questa settimana e poi ne parliamo lunedì prossimo. Cioè scrivere una funzione che calcola l'integrale definito in un certo intervallo AB che voi assegnate, però la funzione integranda non la decido io, ma la passo come argomento a quest'altra funzione, di modo che sarò io a tempo di esecuzione a scegliere qual è la funzione integranda e il sistema, il programma partirà, riceve da me l'indicazione di qual è la funzione integranda e fa questo conto. Allora, per fare questa cosa ci serve ancora una volta un concetto di puntatore. Perché? Perché il nome di una funzione, abbiamo visto la volta scorsa, è legato all'indirizzo di memoria dove è scritto il codice di questa funzione. In fondo abbiamo capito, quando abbiamo studiato la chiamata sottoprogramma, che per lanciare un sottoprogramma io devo semplicemente mettere i parametri nello stack, e l'avete visto anche nell'esercitazione che abbiamo fatto ieri. Io, una volta che ho messo i parametri nello stack, poi l'unica cosa che devo fare è mettere nel program counter l'indirizzo dove comincia la funzione e mettere nello stack il valore attuale del program counter, di modo che quando il programma, quando la funzione è terminata, io posso ricominciare dall'ultima istruzione, dall'istruzione successiva a quella della chiamata funzione. Quindi, se guardate il meccanismo di funzionamento dello stack, come l'abbiamo visto ieri, tolto il passaggio di parametri, chiamare una funzione, se una funzione non ha parametri, l'unica cosa che si fa a livello fisico, prendo il contenuto del program counter, lo metto nello stack, prendo l'indirizzo dove comincia la funzione e lo metto nel program counter. Allora abbiamo capito che per lanciare una funzione, sostanzialmente, poiché il contenuto del program counter ce l'ho sempre disponibile perché è un registro del processore, per lanciare una funzione l'unica cosa che mi serve è sapere l'indirizzo di memoria dove comincia questa funzione. Poi tutto il resto va in maniera automatica. È chiaro che noi a livello di linguaggio abbiamo tutta una serie di strutture, perché abbiamo messo i prototipi, perché il nostro compilatore, guardando i prototipi, sa se abbiamo lanciato in maniera corretta oppure no la funzione. Però a livello fisico, per lanciare una funzione, a noi serve solo sapere qual è l'indirizzo di memoria dove sta scritto il codice di questa funzione. Allora, poiché l'informazione che trattiamo è un indirizzo di memoria, chiaramente la struttura dati per contenere questo indirizzo di memoria è un puntatore. Ormai l'avete capito, l'abbiamo visto in tutte le salse, se devo contenere un'informazione che è un indirizzo, questa informazione va scritta in una struttura dati che è un puntatore. E quindi è chiaro che se voglio gestire l'indirizzo dove comincia una funzione, allora mi serve una variabile di tipo puntatore. E qui entrano in gioco questi puntatori a funzione. Però abbiamo anche detto un'altra cosa un attimo fa, che a livello fisico mi basta solo l'indirizzo, ma a livello di linguaggio non mi basta solo l'indirizzo, perché devo effettuare un controllo di prototipi. Nel linguaggio C++, quando si lancia una funzione, bisogna fare un controllo sul prototipo di quella funzione. Beh, allora che significa? Che non basta solo un indirizzo, devo poter associare a quest'indirizzo anche qual è il prototipo della funzione che io troverò in memoria a quell'indirizzo. È un poco quando abbiamo usato il concetto di puntatore, abbiamo detto non mi basta avere solo l'indirizzo, ma devo sapere a che tipo di oggetto punta questo puntatore, perché quando vado in memoria mi prendo tanti byte a partire da quell'indirizzo in base alla dimensione del dato.
Alla stessa maniera, se uso un puntatore a funzione, mi serve sapere questa funzione come è fatta, cioè se restituisce o meno un valore e di che tipo, e qual è il numero e il tipo di parametri che scambia con il programma chiamante. Allora, che cosa ci aspettiamo? Che il tipo puntatore a funzione ci permette di scrivere, di conservare tutte queste informazioni: prototipo della funzione e indirizzo di memoria dove trovo il codice di questa funzione. Allora, andiamo, ragioniamo un attimo su queste cose. Questo l'avevamo già detto, scusate, questo l'avevamo già esaminato. Il puntatore a funzione, quindi, è un oggetto che deve essere associato a tutte queste informazioni. Allora, notate che quando io chiamo una funzione in maniera tradizionale, è il compilatore che guarda il nome della funzione, per esempio la funzione sin. Allora, lui sa che la funzione sin è una funzione che si trova in uno delle librerie di sistema. Perché lo sa? Perché io ho incluso il file.h di quella libreria. Per esempio, se una funzione che si trova nella libreria mat.h, io troverò, scusate, nella mat.lib, io nel file mat.h troverò il prototipo della funzione sin. Allora il compilatore va a guardare nella mat.lib e va a vedere se trova una funzione che si chiama sin. Come tutte le librerie, viene generata una tabella, che è la tabella dei riferimenti esterni, e in questa tabella ci sarà sin e poi l'indirizzo di memoria dove nella libreria comincia il codice della funzione sin. Allora, quando noi scriviamo sin x, il compilatore, ovviamente al tempo di compilazione, sostituisce alla chiamata alla funzione sin x tutte le azioni che devono essere fatte nello stack, eccetera eccetera, ma considerando l'indirizzo di memoria dove si trova la funzione sin. Questo è quello che viene detto il early binding, cioè il binding, vuol dire il collegamento alla funzione fatto a tempo di compilazione. Quando invece io decido a tempo di esecuzione qual è la funzione che voglio lanciare, allora capite che qui il concetto è diverso, perché a tempo di esecuzione io prendo un indirizzo e devo generare la chiamata alla funzione. Allora il compilatore che codice genera? Genera una chiamata a funzione nella quale l'indirizzo che andrò a mettere poi effettivamente nel program counter è determinato solo a tempo di esecuzione. Questo è quello che si chiama il late binding, cioè l'aggancio ritardato. Allora, così come io faccio con i puntatori, quando io voglio accedere ad un'area di memoria, io non so a tempo di compilazione dove sta quest'area, ma l'ho scritto in una variabile che è un puntatore a tempo di esecuzione. In questo puntatore ci sarà un indirizzo, vado in indirizzo, vado in memoria a quell'indirizzo e prendo il dato. Così anche per la chiamata a funzione io posso decidere qual è l'indirizzo della funzione che chiamo a tempo di esecuzione. Ma questo però non implica che io non abbia fatto precedentemente i controlli. Che vuol dire? Che il compilatore mi deve poter dire: va bene, tu mi lancerai una funzione e il tuo indirizzo me lo dici a tempo di esecuzione, ma questa funzione com'è fatta? È compatibile con quello, con una delle funzioni che tu poi vuoi realmente chiamare? Allora, per risolvere questo problema, i progettisti si sono inventati questa forma di puntatori a funzione. In pratica il puntatore a funzione si definisce in questo modo: c'è tra parentesi tonde asterisco e il nome di questo puntatore. Che cosa dobbiamo specificare? Questo è un puntatore a funzione e questa funzione restituirà un puntatore ad intero e riceve un double e un puntatore a carattere. Allora, vedete, con questo che abbiamo scritto qua, noi stiamo definendo un generico puntatore a funzione
che può puntare a tutte le funzioni definite nel mio sistema, che però restituiscono un puntatore intero e hanno come parametri di scambio un double e un char asterisco. Allora, in pratica è come se io vi stessi dicendo questo. Supponete che nel mio sistema io abbia descritto, abbia una funzione F1 che richiede un intero scambiato per reference e abbia un'altra funzione void F2 che ha lo stesso prototipo e anche un'altra funzione F3 che ha lo stesso prototipo. Allora, se io richiamo queste funzioni a tempo di compilazione, scriverò F1 di AB, per esempio, o F2, se io nel mio programma principale ho una variabile int AB, io potrei chiamare, per esempio, la funzione F1 di AB. Questa funzione fa il suo conto, riceve come dato di ingresso la variabile A, calcola qualche cosa e il risultato lo mette nella variabile B, che di fatti è scambiata per reference. Ma se io volessi scegliere a tempo di esecuzione quale di queste tre funzioni chiamare, allora mi dovrei definire una variabile che a tempo di esecuzione conterrà l'indirizzo di una di queste funzioni e quindi mi definisco una variabile puntatore a funzione. Ma questo puntatore a funzione come deve essere definito? Scriverò una cosa di questo tipo. Sto dicendo al mio sistema, guarda, la variabile pf ha natura di puntatore a funzione, ma può puntare ad una qualunque funzione del mio sistema che sia di tipo void e che riceva in ingresso un intero e un int reference. Una volta che ho fatto questo, io ho definito questo puntatore che non punta a una funzione sola, ma può puntare a tutta questa famiglia di funzioni che hanno questo prototipo, restituiscono un void e hanno come argomenti di scambio un intero reference. Allora, quando definite un puntatore a funzione, state definendo qual è il prototipo della funzione generica alla quale questo puntatore può puntare. Adesso ci chiediamo, vabbè, ma tutto sommato, qual è l'utilità di fare questa operazione? Abbiamo visto che un primo concetto fondamentale è legato al fatto che io posso passare una funzione ad un'altra funzione e quindi scrivere una funzione generica come nel caso dell'integrale. Adesso vi farò vedere qualche altro esempio di applicazioni che possiamo considerare. Allora, notate che in questo caso io ho definito per esempio un certo numero di funzioni e che hanno questo prototipo, restituiscono un puntatore ad intero e hanno un double e un char asterisco come argomento. È chiaro che i miei puntatori a funzione che ho definito in questo caso possono essere assegnati l'uno all'altro
se e solo se i tipi sono compatibili. Cioè, io non posso assegnare, guardate questo esempio qua, io ho definito questa variabile pf che è definita in questo modo. Non potrei mai assegnare a quella variabile pf il valore di uno di questi due puntatori, perché sono oggetti che puntano a cose diverse. Sarebbe un po' come dire, prendo un puntatore ad intero e gli assegno il valore di un puntatore a double. Il sistema non me lo fa fare, perché mi dice, attenzione, tu stai prendendo un puntatore a double e lo stai assegnando ad una variabile che è un puntatore ad intero. Questo è una potenziale sorgente di errore, perché tu andrai, se quel puntatore a double contiene l'indirizzo di un dato, dove ci trovo 8 byte che rappresentano un numero double. Se lo assegno a un puntatore intero, vado in memoria a quell'indirizzo, mi prendo 4 byte e li interpreto come numero intero. Cioè sto prendendo un pezzo della rappresentazione di quel double e lo sto guardando come un numero intero. È una follia, non avrebbe nessun senso. Quindi il compilatore mi dà errore. Io posso assegnare un puntatore di un tipo ad un puntatore di un altro tipo solo in che caso? Se il primo è un puntatore a void, allora gli faccio il cast e lo assegno a un puntatore. È chiaro che nel caso delle funzioni questa roba non avrebbe senso. Io posso assegnare il valore di un puntatore a funzione prendendolo da un altro puntatore a funzione se e solo se questi hanno lo stesso prototipo, cioè se sono definiti alla stessa maniera. In questo caso va bene perché i due puntatori a funzione puntano a funzioni che hanno lo stesso prototipo. Che significa? Che quando richiamerò quella funzione attraverso quel puntatore avrò correttamente caricato i dati nello stack perché il prototipo è identico. Quindi mi sono garantito la correttezza della chiamata anche se questa chiamata viene fatta attraverso un puntatore. Ovviamente, come tutti i puntatori, il puntatore va dereferenziato. Quando noi abbiamo un puntatore intero, se io scrivo int asterisco x, io per accedere all'oggetto puntato da x scrivo asterisco x. Alla stessa maniera, per accedere all'oggetto puntato dal puntatore pf, devo scrivere asterisco pf. Quindi, in questo caso, io scriverei asterisco pfunz parentesi 12,3 ciao, che è una stringa. Quindi notate, in questo momento io sto chiamando una funzione che è puntata da questo puntatore e gli sto passando questi parametri. Questa funzione mi restituirà un dato di tipo int asterisco. Però guardate com'è pesante questa notazione. Scrivo asterisco, parentesi, asterisco, pf, eccetera. Oh, ragazzi, notate perché sono obbligato a mettere queste parentesi. No, allora, immaginate se io non ce le metto. Il compilatore, leggendo questa sequenza di caratteri, che cosa potrebbe capire? Vi ricordo che il compilatore, quando compila, prende questa stringa, leva gli spazi e legge quello che sta scritto e lo interpreta secondo le sue regole. Tutti gli spazi, qui è scritto void asterisco pf parentesi int virgola int reference parentesi punto e virgola. Allora lui comincia a guardare gli operatori e dice, poiché l'operatore asterisco ha associato al tipo, mi dice che questo è il tipo restituito è un void asterisco, il nome della funzione è pf. Poi c'è parentesi tonda e poi ci stanno gli argomenti. Quindi il compilatore capisce, guarda, questa è una funzione che si chiama pf
che restituisce un void asterisco e riceve come parametri un int e un int reference. Che fa? Mette il nome PF nell'elenco dei riferimenti esterni e va a cercare se nelle librerie o negli altri file c'è una funzione che si chiama PF. Non la trova e quindi mi dà errore. Allora io devo dire al compilatore: guarda, devi interpretare questa cosa così. Quando lui guarda questo capisce che c'è un valore restituito, c'è un argomento tra parentesi, c'è un altro argomento tra parentesi. Allora, la presenza di queste parentesi dice al compilatore: guarda, questo è un puntatore a funzione che restituisce, cioè un puntatore a una generica funzione che restituisce a un void e a un int e un int reference come parametri di scambio. Quindi la prima cosa, se non mettete le parentesi non si capisce niente ed è il compilatore vi genera un errore. All'atto della chiamata però questa notazione è pesante. Allora, se noi scriviamo così, il compilatore è in grado perfettamente di eseguire questa operazione. E secondo voi come fa? Perché non si confonde? Non potrebbe dire: guarda, ma io cerco una funzione che si chiama pfunct e la vado a cercare nell'elenco delle funzioni disponibili. Perché non si confonde più? Ragazzi, non si confonde più perché in precedenza ci sta scritta questa definizione qua. Allora, dato che lui ha messo in tabella dei simboli questa roba e sa che funs è un diciamo è il nome di un puntatore a funzione, quando trova questa chiamata qua non si confonde più perché non ha dubbi nell'associare al nome della funzione l'indirizzo corretto. In pratica, quando il compilatore compila e guarda i nomi delle funzioni, la prima cosa che fa è va a guardare se per caso non c'è una variabile tipo puntatore a funzione che ha lo stesso nome. Se è così, l'associa. Quindi, ragazzi, non possiamo mettere il nome di un puntatore a funzione e una funzione che hanno lo stesso nome, se no facciamo un caos. Quindi, per poter capire che questa è una chiamata a funzione, occorre che ci sia prima la definizione del puntatore a funzione e poi associato la chiamata. Allora abbiamo capito due cose: che per associare, per dare valore ad una variabile di tipo puntatore a funzione, io posso fare in due modi. O gli assegno il nome di un'altra variabile di tipo puntatore alla stessa famiglia di funzioni, oppure gli associo direttamente il nome di una delle funzioni che io ho definito nel mio programma. Vabbè, questi ce li vediamo tra un attimo, gli array di puntatori a funzione. Prima di andare avanti voglio farvi vedere subito un esempio. Allora, io ho scritto un progetto molto semplice dove uso il concetto di puntatori a funzione. Allora, questo progettino si chiama puntatori a funzione e c'ha un main, un function, una funzione functions.cpp e un header.h. Allora, vediamo come è fatto questo sistema. Nel main io ho scritto un semplice menu. Ragazzi, quando scrivete un menu bisogna fare alcune considerazioni e vi farò questa discussione quando alla prossima esercitazione. Un menu è in effetti una stampata video nella quale si dice quale opzione vuoi scegliere, la prima, la seconda. Uno fa una scelta e il sistema esegue la scelta fatta e poi ripropone il menu per dire: adesso che altra scelta fai? Quando ci siamo stancati di questa cosa c'è una scelta che dice: termina il programma. Quindi questo è un semplice menu che dice: guarda,
sono disponibili tre funzioni: la funzione identica, la funzione x uguale e la funzione x cubo. Poi chiedi all'utente, scegli quale funzione vuoi usare, per esempio la funzione x cubo. Gli dice dammi un valore x e io ti calcolo quella f di x. Allora, tempo di compilazione, io non so l'utente quale di queste funzioni sceglie, ne può scegliere una qualsiasi. Quindi la scelta della funzione da chiamare sarà rimandata a tempo di esecuzione. Questa cosa come la faccio? Attraverso l'uso di un puntatore a funzione. Allora, a parte il menu che poi ci vediamo con calma, noi scegliamo, inseriamo un valore e in base alla scelta che facciamo calcoliamo identica, calcoliamo quadrato, calcoliamo cubo. Allora, notate come è fatta questa chiamata alla funzione calcola. La funzione calcola è una funzione generica che riceve come argomento la funzione della quale voglio calcolare il valore, è un valore, e fa questo conto e me lo restituisce. Allora, se io volessi definire una funzione fatta così, come faccio a scriverla? Guardiamo il prototipo di questa funzione. Vedete, la funzione calcola è una funzione di tipo void che riceve un puntatore a funzione come argomento e un valore x. Questa funzione mi stampa a video il valore della f in corrispondenza di quest'x. Giusto per farvi vedere che è la stessa cosa, ho fatto due stampe usando la notazione pf e la notazione asterisco pf tra parentesi. L'ho fatta apposta per farvi vedere che sono esattamente la stessa cosa. Allora, all'atto della chiamata della funzione calcola, io gli passo un indirizzo attraverso questo puntatore. Con questo puntatore richiamo questa funzione. E quindi che cosa succede? Succede che faccio tutto quello che viene attivo, tutta la procedura della chiamata a funzione, passando a questa chiamata, alla variabile x, che è un double, quindi metto x nello stack, faccio la chiamata alla funzione, metto nel program counter l'indirizzo che è contenuto in questo puntatore pf. Allora, proviamo a compilare e a eseguire questo programma. Allora, vedete, qui abbiamo funzioni disponibili, x, x quadro, x cubo. Se io sceglietene una, allora facciamo la scelta 3, a questo punto il programma mi chiede di inserire un valore. Scegliamo per esempio, che so, il valore 3. Allora mi viene mostrato 3, il cubo di 3 è 9. Perché due volte, perché ho fatto la stampa mettendo, chiamando pf di x e asterisco pf di x. Allora, vedete che adesso, a tempo di esecuzione, poiché io ho fatto questa scelta, ho richiamato la funzione calcola passandogli quel puntatore. Voglio farvi notare una cosa. Nel main io ho direttamente chiamato la funzione calcola passandogli il nome di questa funzione, identica, quadrato, cubo. Ma chi sono identica, quadrato e cubo? Sono tre funzioni che io ho definito nel mio codice. Allora abbiamo capito un'altra cosa. Il nome della funzione rappresenta l'indirizzo di memoria
dove si trova il codice eseguibile della funzione, cioè a sua volta ha natura di puntatore a funzione. Allora io nel main potrei fare anche quest'altra cosa. Supponete che nel main io mi definisca una variabile di tipo puntatore a funzione che chiamo pf. Allora guardate, questa che cos'è? Questa istruzione è la definizione di una variabile che si chiama pf e che è un puntatore a funzione. È punta una generica funzione che restituisce un double e riceve in ingresso un double. Questo prototipo di funzione è identico alla funzione identica quadrato o cubo, cioè quel puntatore pf può puntare ad una qualsiasi di queste tre funzioni. Allora nel main io potrei anche scrivere, fatta la scelta, qua potrei anche scrivere così: che ho scritto qua? Ho detto pf uguale identica. Allora ho fatto un'assegnazione assegnando al puntatore pf il nome di una funzione che fa parte della mia libreria. Il compilatore che fa? Innanzitutto dice, vabbè, identica io non so chi è. Per capire che la cosa è fatta bene, va a guardare, identica è una funzione. Dove sta definita? Sta definita nell'header file. Come è fatta identica? Restituisce un double e vuole un double. Va bene. PF è un puntatore a funzione. Come è fatto? Restituisce un double e vuole un double. Ok. Allora, questa assegnazione si può fare perché sto assegnando l'indirizzo di una funzione ad un puntatore a funzione che hanno lo stesso prototipo. Fatto questo controllo, io passo alla funzione calcola la variabile il puntatore pf. Il compilatore che fa? Dice la funzione calcola ha ricevuto questo puntatore pf. Ma la funzione calcola come è fatta? È una funzione che ha questo prototipo, restituisce un void, ma ha come argomento un puntatore a funzione che restituisce un double e vuole un double. Il puntatore con il quale l'ho chiamata è fatto in questa maniera, allora la chiamata è corretta. Una volta che sono state fatte tutte queste operazioni, la chiamata è stata svolta in modo corretto. Allora io posso provare a compilare il mio programma, lo posso provare a eseguire. Allora, se io scelgo l'opzione 1 e metto il valore 45, quello che ottengo è 45 e 45. Stavolta ho chiamato la funzione identica senza passargli il nome della funzione, ma passandogli il puntatore al quale un attimo prima ho associato il valore di quella funzione. Quindi vedete, posso fare tranquillamente così, oppure se scelgo, se faccio la scelta 2, metto il valore 12 e ho chiamato la funzione quadrato, 12 mi viene stampato 144. Quindi posso chiamare una funzione passandogli o direttamente io il nome della funzione che gli voglio dare, oppure gli posso dare questa informazione attraverso un puntatore a funzione. Ragazzi, è chiaro quello che vi sto dicendo? Allora, sulla base di queste informazioni potreste tranquillamente scrivere il codice della funzione integrale che
riceve una funzione integranda nella forma, per esempio, double double, cioè riceve un double e restituisce un double, e potete calcolare l'integrale definito utilizzando il metodo dei rettangoli che abbiamo visto la volta scorsa. Cioè vi definite una variabile delta, che è l'intervallino, vi definite gli estremi dell'intervallo a e b, nel quale siete sicuri che la funzione che avete scelta è una funzione integrabile, cioè deve essere continua in quell'intervallo, e mi calcolate l'integrale definito passandogli voi la funzione integranda come argomento. Fate questo definendo un puntatore a funzione. Questo puntatore deve essere anche lui di tipo double, come l'ho restituito, e di tipo double. In questa maniera potreste provare anche a passare alla funzione integrale anche delle funzioni di libreria. Per esempio, se gli passate sin, che è il nome della funzione seno, vi calcolerà l'integrale definito in quell'intervallo della funzione seno. Se gli passate cos, tan, quello che volete, una delle funzioni di libreria, quindi potreste passare indifferentemente o una funzione che avete definito voi, passandogli o direttamente il nome o un puntatore a funzione, oppure una delle funzioni di libreria. Quindi questo è un aspetto interessante. L'altra cosa che volevo farvi vedere, adesso torniamo sugli aspetti più teorici, io posso anche definirmi un array di puntatori a funzioni. Anche questa è un'operazione molto utile, perché io posso conservare un array nel quale ho messo io i nomi delle funzioni, e poi a tempo di esecuzione gli passo l'iesimo puntatore a funzione. Quindi potrei anche fare un ciclo nel quale io dico calcolami per questo valore x in ciclo i valori di tutte queste f di x che ho inserito nel mio array di puntatori. Sono stato chiaro in quello che vi ho detto, ragazzi? Potrei fare un array che contiene tre elementi, un array di puntatori a funzione, dove in array di 0 ci calcolo, ci metto il valore sin, cos, tan, cioè sto mettendo l'indirizzo della funzione seno, l'indirizzo della funzione coseno, l'indirizzo della funzione tangente. Poi prendo un x e in ciclo mi faccio stampare il valore di seno di x, coseno di x, tangente di x. Quindi in generale, quando io scrivo così, fate attenzione alla dichiarazione. Allora, tutto quello che riguarda il puntatore a funzione è scritto tra parentesi tonde. Prima c'è il valore restituito, dopo, tra parentesi tonde, c'è scritto il numero e il tipo di argomenti. Allora, questa dichiarazione si legge così: apifuns è un puntatore a funzione, ma dato che c'è l'operatore parentesi quadra, questo diventa un aggregato di puntatori a funzione, cioè un array di 5 puntatori a funzione. Qual è il tipo base? Un puntatore a funzioni che restituiscono un double e ricevono un ingresso int. Allora, in questa maniera io ho definito un array di 5 puntatori a funzioni. Tutti questi puntatori hanno come valore di ritorno un double e restituiscono un tipo int. Posso inizializzare l'array facendo così, dove f1, f2, f3, f4, f5 sono delle funzioni che ho scritto io e che si trovano nel mio file functions.cpp. In questa maniera, nel primo elemento dell'array ho copiato l'indirizzo di memoria dove comincia la funzione f1, nel secondo elemento l'indirizzo dove comincia la funzione f2 e così via.
tutte queste funzioni dovranno tutti avere come prototipo double F1 di int, double F2 di int e così via. Tutta questa roba la metto nel file .h nel quale ho definito i prototipi delle mie funzioni. Posso assegnare valore a un puntatore a funzione anche direttamente così, apfunz di 3 uguale fn. Fn sarà una funzione che ho definito e che nel mio file definito nel mio file functions.cpp. Il prototipo l'ho messo nel file functions.h. Con questa operazione prendo l'indirizzo dove comincia la funzione fn e lo vado a copiare nella locazione, nella posizione numero 3 del mio array di puntatori a funzione. Lunedì prossimo vi farò vedere anche un esempio nel quale gestiremo gli array di puntatori a funzione. Beh, questo è chiaramente, quando è che uso, che mi è comodo usare un array? Quando io voglio scegliere attraverso un ciclo la generica funzione iesima che voglio richiamare. E quindi, così come abbiamo visto l'uso degli array nei cicli, alla stessa maniera possiamo vedere l'uso degli array nelle chiamate, degli array di puntatori nelle chiamate a funzione. Sono molto utili in istruzioni di controllo come un if, uno switch, eccetera, tipicamente anche quello che ho utilizzato per fare il menu. Cioè, il menu è proprio un costrutto switch nel quale io scelgo la funzione che voglio utilizzare. Chiaramente tutto questo concetto mi serve se io posso definire delle funzioni che hanno puntatori a funzioni come argomento, e questo è quello che abbiamo visto prima con la funzione calcola. La funzione calcola era una funzione che aveva come argomento un puntatore a funzione. È chiaro che all'atto della chiamata gli passo un indirizzo, cioè l'indirizzo di una funzione, metto questo indirizzo nella variabile puntatore, all'interno della funzione richiamo la funzione che ho passato come argomento attraverso la variabile di tipo puntatore che ho definito nel mio prototipo. E questo è quello che abbiamo visto un attimo fa . Vedete, la funzione calcola è una funzione che ha come argomento un puntatore a funzione. All'atto della chiamata gli passo un indirizzo e questo indirizzo è quello che viene richiamato attraverso il puntatore a funzione, cioè richiamo qui dentro la funzione il cui indirizzo è stato passato all'atto della chiamata. Quando passo un indirizzo mi serve una variabile, mi serve una struttura dati come argomento della funzione idonea a contenere un indirizzo e quindi in questo caso un puntatore a funzione. Vedete qua alcuni esempi, la funzione fsell ha come argomento un puntatore a funzione che riceve un float e restituisce un int. Queste sono due funzioni che fanno parte della mia libreria e hanno lo stesso prototipo. All'atto della chiamata io posso fare fsell funs2, quindi chiamo la funzione fsell passandogli come argomento funs2. Ma funs2 che cos'è? È l'indirizzo di memoria dove si trova la funzione questa qui. All'atto della chiamata questo indirizzo viene messo in questo puntatore e io posso richiamare dentro la funzione fsell la funzione che gli ho passato come argomento. Ricordatevi che nelle chiamate l'argomento funzione deve essere a sua volta specificato senza argomenti e senza parentesi tonde.
cioè quando la chiamo così. Perché? Perché in questo caso sto dicendo al compilatore, guarda, quello che passi è proprio in questo caso funzo 2, ma funzo 2 che cos'è? È la funzione 2. Il nome della funzione è associato all'indirizzo di memoria dove comincia la funzione, quindi con questa chiamata io come argomento sto passando l'indirizzo di memoria dove si trova questa funzione funzo2. Ok, ragazzi, è tutto chiaro?